Buongiorno a tutti e bentornati alla rubrica dei buoni propositi del lunedì. Oggi parleremo di frutta secca, che è stata tanto demonizzata dalle nostre diete perché è altamente calorica e quindi non si può mangiare, non si può mangiare, e invece fa benissimo e va consumata tutti i giorni. Ma innanzitutto cerchiamo di capire che cosa si intende per frutta secca. Allora, fanno parte di questa categoria la frutta a guscio e i semi oleosi, quindi noci, nocciole, mandorle, anacardi, pinoli, pistacchi, semi di sesamo, semi di girasole, semi di lino. Non fanno parte di questa categoria invece le albicocche secche, le prugne secche, i fichi secchi, perché questi sono frutti freschi a cui è stata tolta la componente acquosa, quindi in realtà è frutta fresca disidratata. Noi ci occuperemo invece della prima categoria, quindi frutta a guscio e semi oleosi. Perché sono così importanti dal punto di vista nutrizionale? Sono composti per circa il 60% da sostanze grasse, da materia grassa, ma sono acidi grassi mono e poliinsaturi, ossia quelli protettivi per la nostra salute. Infatti, si è visto che consumare quotidianamente frutta secca all'interno di una dieta mediterranea varia può aiutarci a prevenire malattie tipo i tumori, le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Inoltre, siccome aumentano il senso di sazietà, ci aiutano ad arrivare all'ora dei pasti principali non troppo affamati e quindi ci aiutano anche a mangiare meno. Quando è l'ideale per consumare la frutta secca? Soprattutto al mattino e al primo pomeriggio, quindi fino allo spuntino di metà pomeriggio. Questo perché, essendo molto calorica, poi viene più facile riuscirla a bruciare attraverso dell'attività fisica che svolgiamo quotidianamente. E le quantità che devono essere assunte sono circa di 30 grammi al giorno, ossia pari a una piccola manciatina o a 2 cucchiai. Si raccomanda di non superare queste quantità. È giusto mangiarle misti perché ogni frutto secco contiene delle sue particolarità, per cui mangiarne solo di un tipo ci esclude dall'assumere i benefici dati dagli altri tipi di frutta secca, per cui l'ideale è consumare dei mix. Ricordo che proprio perché contengono tanti acidi grassi insaturi, sono soggette alla reazione di irrancidimento, per cui non si conservano per lungo tempo nelle nostre dispense. Quando si acquistano, bisognerebbe consumarli nell'arco di 2-3 settimane, soprattutto se acquistiamo quelli già sgusciati. E l'ideale sarebbe conservarli in barattoli chiusi, ma di vetro chiusi, in modo tale che vengano a contatto con l'ossigeno il meno possibile. La frutta secca inoltre è molto importante perché, oltre alla componente grassa, contiene anche circa per il 20% proteine di buona qualità e quindi hanno anche una componente proteica, ma poi sono ricchissimi di sali minerali e vitamine, soprattutto vitamine del gruppo A, del vitamina A, vitamina E e vitamine del gruppo B, e quindi hanno una forte azione antiossidante. E tra i sali minerali troviamo invece il ferro, il calcio, il magnesio, il selenio e lo zinco, che sono fondamentali per il mantenimento della nostra salute. Le due controindicazioni per la frutta secca ovviamente sono non abusarne in quantità proprio perché è molto calorica e soprattutto non può essere consumata dai soggetti allergici perché può facilmente produrre allergie. Spero che sia tutto chiaro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. Se avete domande, me le potete scrivere sempre negli spazi sottostanti. L'appuntamento è a lunedì prossimo con i buoni propositi del lunedì.